Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia Insieme. Siamo qui oggi per continuare a leggere la parola di Dio. Oggi è il martedì 8 di giugno del 2021 e stiamo leggendo il libro dei Giudici. E durante questa puntata noi leggeremo il capitolo 5 e il capitolo 6 del libro dei Giudici. Quindi una storia in un popolo che viveva davvero in un salire, alternarsi di salire, ossia di fare la volontà di Dio, e di scendere mentre si allontanavano dal Signore. Ecco la parola di Dio, Giudici, libro dei Giudici, capitolo 5, versetto 1. In quel giorno Deborah cantò questo cantico con Barak, figlio di Abinoam, poiché dei capi si sono messi alla testa del popolo in Israele, poiché il popolo si è mostrato volenteroso. Benedite il Signore. Ascoltate, o re, porgete orecchio, o principi, al Signore. Sì, io canterò, salmeggerò al Signore, al Dio di Israele. O Signore, quando uscisti da Seir, quando venisti dai campi di Edom, la terra tremò e anche i cieli si sciolsero. Sciolsero quando le nubi si sciolsero in acqua. I monti furono scossi per la presenza del Signore. Anche il Sinai là fu scosso davanti al Signore, al Dio di Israele. Ai giorni di Samgar, figlio di Anat, ai giorni di Iael, le strade erano abbandonate e i viandanti seguivano sentieri tortuosi. I capi mancavano in Israele, mancavano finché non venni io, Deborah, finché non venni io come una madre in Israele. Si sceglievano nuovi dei e la guerra era alle porte. Sì, scorgeva forse uno scudo, una lancia fra i 40.000 uomini di Israele. Il mio cuore va ai condottieri di Israele. O voi che vi offriste volenterose fra il popolo, benedite il Signore. Voi che cavalcate asine bianche, voi che sedete sui ricchi tappeti e voi che camminate per le vie, cantate. Lungi dalle grida degli arcieri, là tra gli abbeveratoi si celebrano gli atti di giustizia del Signore, gli atti di giustizia dei suoi capi in Israele. Allora il popolo del Signore discese alle porte. Destati, destati, Deborah. Destati, destati, intona un canto. Alzati, Barak, e prendi i tuoi prigionieri, o figlio di Abinoam. Allora scese un residuo alla voce dei nobili. Scese un popolo, il Signore scese con me fra i prodi. Da Efraim vennero quelli che stanno sul monte Amalek. Al tuo seguito viene Beniamino fra le tue genti. Da Machir scesero dei capi e da Zabulon quelli che portavano il bastone del comando. I principi di Issacar furono con Deborah, quale fu Barak, tale fu Issacar. Egli si precipitò nella valle sulle orme di lui, presso i ruscelli di Ruben. Le decisioni furono coraggiose. Perché sei rimasto fra gli ovili ad ascoltare il flauto dei pastori? Presso i ruscelli di Ruben le decisioni furono coraggiose. Galaad non ha lasciato la sua dimora oltre il Giordano. E Dan, perché si è tenuto sulle sue navi? Asher è rimasto presso la riva del mare e si è riposato nei suoi porti. Zabulon è un popolo che ha rischiato la vita, così pure Neftali sulle alture della campagna. I re vennero, combatterono, allora combatterono i re di Canaan a Tanak, presso le acque di Megiddo. Non ne riportarono un pezzo d'argento. Dai cieli si combatté, gli astri nel loro corso combatterono contro Sisera. Il torrente Chison li travolse, l'antico torrente, il torrente Chison. Anima mia, avanti con forza. Allora gli zoccoli dei cavalli martellavano il suolo al galoppo dei loro guerrieri in fuga.
Maledite Meroz, dice l'angelo del Signore, maledite, maledite i suoi abitanti, perché non vennero in soccorso del Signore, in soccorso del Signore insieme con i prodi. Benedetta sia fra le donne Iael, moglie di Eber, il Cheneo, fra le donne che stanno sotto le tende sia benedetta. Egli chiese dell'acqua e lei gli diede del latte. In una coppa di onore gli offersi della crema. Con una mano prese il piolo e con la destra il martello. Degli operai colpì Sisera, gli spaccò la testa, li fracassò, gli trapassò le tempie. Ai piedi di Jael egli si piegò, cade, giacque disteso ai suoi piedi. Si piegò e cade. Là dove si piegò, cade, esanime. La madre di Sisera guarda dalla finestra e grida attraverso l'inferriata: perché il suo carro tarda ad arrivare? Perché sono così lente le ruote dei suoi carri? Le più sagge delle sue dame le rispondono e anche lei replica a se stessa: non trovano forse bottino? Non se lo stanno forse dividendo? Una fanciulla, due fanciulle per ognuno? A Sisera un bottino di veste variopinte, un bottino di vesti variopinte e ricamate, d'ambo i lati per le spalle del vincitore. Così periscono tutti i suoi nemici, o Signore, coloro che ti amano. Siano come il sole quando si alza in tutta la sua forza, così il paese ebbe pace per 40 anni. Amen. Giudici capitolo 6, parola del Signore. Ma i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore, e il Signore li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian fu potente contro Israele, e per la paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero quelle grotte che sono nei monti delle caverne e dei forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con gli Amalechiti e con i popoli dell'Oriente salivano contro di lui. Si accampavano contro gli israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino a Gaza e non lasciavano in Israele né viveri, né pecore, né bue, né asini. Infatti salivano con le loro greggi e con le loro tende e arrivavano come una moltitudine di cavallette. Essi e i loro cameli erano innumerevoli e venivano nel paese per devastarlo. Israele dunque fu ridotto in grande miseria a causa di Madian e i figli di Israele gridarono al Signore. Quando i figli di Israele gridarono al Signore a causa di Madian, il Signore mandò ai figli di Israele un profeta che disse loro: così dice il Signore, il Dio di Israele, io vi feci salire dall'Egitto e vi feci uscire dalla casa di schiavitù. Vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti quelli che vi opprimevano. Li scacciai davanti a voi e vi diedi il loro paese. E vi dissi: io sono il Signore, il vostro Dio. Non adorate gli dei degli Amorrei nel paese dei quali abitate, ma voi non avete ascoltato la mia voce. Poi venne l'angelo del Signore e si sedette sotto il terebino d'Ofra, che apparteneva a Ioas, Abiezerita, e Gedeone, figlio di Ioas, trebbiava il grano con il torchio per nasconderlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrate dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto? Ma ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha dati nelle mani di Madian. Allora il Signore si rivolse a lui e gli disse: va con questa tua forza e salva Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli rispose: ah, Signore mio, con che salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre. Il Signore gli disse: io sarò con te e tu sconfiggerai i Madianiti come se fosse un uomo solo. Gedeone a lui: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, dammi un segno, che sei proprio tu che mi parli. Ti prego,
non te ne andare di qui prima che io torni da te. Ti porti la mia offerta e te la metta davanti. Il Signore disse, aspetterò finché tu ritorni. Allora Gedeone entrò in casa, preparò un capretto e con un efa di farina fece delle focacce azime. Mise la carne in un canestro, il brodo in una pentola, li portò tutto sotto il teribino e glielo offrì. L'angelo di Dio gli disse, prende la carne, le focacce azime, mettili su questa roccia e versavi su il brodo. Egli fece così. Allora l'angelo del Signore stese la punta del bastone che aveva in mano e toccò la carne e le focacce azime. E dalla roccia uscì un fuoco che consumò la carne e le focacce azime. E l'angelo del Signore scomparve dalla sua vista. Allora Gedeone vide che era l'angelo del Signore e disse, misero me, Signore mio Dio, perché ho visto l'angelo del Signore faccia a faccia. Il Signore gli disse, sta in pace, non temere, non morirai. Allora Gedeone costruì un altare al Signore e lo chiamò Signore Pace. Esso esiste anche al giorno d'oggi a Ofra degli Abiezeriti. Quella stessa notte il Signore gli disse, prendi il toro di tuo padre e il secondo toro di 7 anni, demolisce l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino e costruisci un altare al Signore, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine. Poi prendi il secondo toro e offrilo come olocausto usando il legno dell'idolo che avrai abbattuto. Allora Gedeone prese 10 uomini fra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva detto. Ma non osando farlo di giorno per la paura della casa di suo padre e della gente della città, lo fece di notte. Quando la gente della città l'indomani mattina si alzò, ecco l'altare di Baal era stato demolito, che l'idolo postovi accanto era abbattuto e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito. Si dissero l'un l'altro, chi ha fatto questo? Dopo essersi informati e dopo aver fatto delle ricerche, fu loro detto, Gedeone, figlio di Ioas, ha fatto questo. Allora la gente della città disse a Ioas, conduci fuori tuo figlio e sia messo a morte, perché ha demolito l'altare di Baal e ha abbattuto l'idolo che gli stava vicino. Ioas rispose a tutti quelli che insorgevano contro di lui, volete difendere la causa di Baal? Volete venirgli in soccorso? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domattina. Se esso è un Dio, difenda egli stesso la sua causa, visto che hanno demolito il suo altare. Perciò quel giorno Gedeone fu chiamato Ierubbaal, perché si disse, difenda Baal la sua causa contro di lui, visto che egli ha demolito il suo altare. Tutti i Madianiti, gli Amalechiti e i popoli dell'Oriente si radunarono, attraversarono il Giordano e si accamparono nella valle di Israel. Ma lo spirito del Signore si impossessò di Gedeone, il quale suonò la tromba, e gli Abiezeriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò anche dei messaggeri in tutto Manasse, invitandolo a seguirlo. Mandò dei messaggeri nella tribù di Asher, di Zabulone e di Neftali, e anche questi salirono a incontrarli. Gedeone disse a Dio, se vuoi salvare Israele per mano mia, come hai detto, ecco, io metterò un velo di lana sulla aia, e se c'è della rugiada sul velo soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io saprò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. Così avvenne. La mattina dopo Gedeone si alzò presto e strizzò il velo e ne spremette la sua rugiada, una coppa piena d'acqua. Gedeone disse a Dio, non si accenda l'ira tua contro di me. Io non parlerò che questa volta soltanto. Permetti che io faccia un'altra prova con il velo. Resti asciutto soltanto il velo e ci sia nella rugiada sul tutto il terreno. Dio fece in quella notte il velo soltanto restò asciutto e ci fu della rugiada su tutto il terreno. Parola del nostro Signore.
Quindi noi qui abbiamo trovato Gedeone, un personaggio importante nel libro dei Giudici, ma domani noi continueremo per ascoltare la parola del Signore. Ti do l'appuntamento per domani, per mercoledì, per ascoltare la parola, perché leggiamo la Bibbia insieme. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a mezzogiorno, nel nome di Gesù.